Orlando Sosa, dentro Bergkamp, si gira l'olandese, ha avuto per un attimo la possibilità del tiro, cerca spazio, è costretto ad allargarsi da fuori ad Orlando, il cross, lo stacco di testa da parte di Fontolan e l'Inter è in vantaggio. Fontolan porta in vantaggio l'Inter dopo 6 minuti e mezzo di gioco. Alla Sant'Elia 1-0 per l'Inter. Rivediamo, vedete il cross da parte di Orlando e tra due avversari Fontolan indovina il colpo di testa che scavalca inesorabilmente Fiori portando in vantaggio l'Inter. 1-0 dunque per i nerazzurri con questo colpo di testa da parte di Fontolan che abbiamo rivisto più lungo, il rinvio di Massimo Paganin, la palla a Napoli, largo su San, gli si avvicina ancora Massimo Paganin, Allegri si gira, ottimamente segna il pareggio Oliveira, velocissimo movimento di Oliveira che deffa la difesa dell'Inter e porta in parità il Cagliari. 11 minuti di gioco, Oliveira 1-1. E la partita continua a mantenere le promesse della vigilia. Vedete il grande movimento da parte di Oliveira. In ritardo Antonio Paganin, palla nell'angolino, Zenga che non può farci nulla, 1-1. Immagini che ci ripropongono il destro, vedete, precisissimo di Oliveira, bravo soprattutto nel movimento con cui si è girato rapidissimo lasciando in surplus il diretto avversario Antonio Paganini. Immagini di nuovo in diretta, Matteoli al tiro dalla bandierina mentre osserviamo Zenga, batte con il destro, un taglio a rientrare verso la porta, Zenga coi pugni riesce ad anticipare. Manicone, Bergomi, ancora Manicone in posizione di ala destra, varco per l'Inter, chiude però Pusceddu, converge Manicone, il tocco è per Sosa, la palla sul destro, il gol, gol dell'Inter al 16esimo. L'Inter ritorna in vantaggio con gol di Ruben Sosa, tipica azione di contropiede e vedete le feste sulla panchina dell'Inter con il destro, probabilmente c'è stata anche una deviazione da parte di un difensore, vedete il tocco di Manicone per Ruben Sosa e probabilmente ha sfiorato Villa mettendo fuori tempo è il portiere Fiori, sì c'è la deviazione, Sosa però ha battuto con il destro e ha riportato in vantaggio l'Inter al 16esimo del secondo tempo. Sanna va via, lo aspetta Massimo, Napoli, Primiti, Sanna, Napoli, cross, il colpo di testa, la palla in gol, ha segnato Criniti, il nuovo entrato, 2-2, 36esimo del secondo tempo, 2-2, Criniti per il Cagliari. Lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Zenga, Criniti che vedete si è anche tolto la maglia. Riceve l'abbraccio dei compagni, rivediamo il cross di Napoli, è fuori posizione Massimo Paganin, il colpo di testa vincente di Criniti, 2-2. Eccolo, nulla da fare per Zenga e ora esplode di nuovo l'urlo del Sant'Elia, 2-2, partita molto bella fra Cagliari e Inter. In una grande Inter. Sì, diciamo che Inter un po' in Coppa si trasforma un po' e stiamo andando in vantaggio, mi piace perché loro stanno giocando pure bene, speriamo continuare così e almeno finire due su 2-1. Attenzione, gol invece, gol da parte del Cagliari. Ruben, cosa cambia così a caso? E ha segnato Pancaro, il nuovo entrato, mosse vincenti di Giorgi, ha mandato in campo prima Criniti, poi Pancaro e proprio i due nuovi entrati hanno segnato.
Ora la situazione è di 3-2. Adesso cambia molto. Loro, Cagliari giocando fuori casa gioca meglio, allora il perdere questa partita ci mette a vincere la casa tranquillamente, però è difficile. Il Cagliari sta giocando molto bene, speriamo di giocare bene a Milano e cercare di passare questo turno importante. Grazie Ruben. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza proprio di Ruben Sosa e avete visto che anche il tiro di Pan